falls on April 22, 1 month and 2 days after the spring equinox. In the USA, in face of an increasingly rampant pollution, the need to protect the environment and its resources was imposed, becoming aware of the risks of industrial development linked to oil. Also, due to the environment disaster due to a spill of crude that in 1979 in Santa Barbara killed tens of thousands of birds and marine species. The authorship of the first Earth Day is Wisconsin, Democratic Senator Gaylor Nelson. He uttered these words: "All people, regardless of ethnicity, sex, their income or geographical origin, have the right to healthy, balanced and sustainable environment. It was a nationwide event, but it took until 1990 to see another Earth Day organized. Earth Day went beyond the borders of the United States to mobilize 200 million people in 141 countries around the world, which the following years became 183. The 2060 edition had a particular significance: the ratification at the UN building of the agreement reached at the climate conference in Paris. The UN Secretary General Ban Ki-moon wanted to coincide this event with a day of land. On April 22, 2060, political leaders from 165 countries signed an agreement to stop the planet from warming below the 1.5 centigrade threshold, favoring and transition to clean energy. It's all. Oh, okay. It's good. So, yeah. Where did you find it? La tua fonte, your source? In giro per il web, alla ricerca della Earth Day, ho trovato qualcosa, ho fatto una roba lunga di 3 pagine, ho fatto un viaggino, un riassunto e ho tirato fuori sta cosa. Ah, ok. Good. So, you searched on the net, on the web. Ok. Thank you. Yeah. Very good. Okay. Mantienilo per il giorno, quel giorno là, insomma. Sì. Noi, come al solito, facciamo sempre le nostre prove, le prove tecniche. Sì. Poi... Molto bene, grazie Walter. Qualcun altro che abbia preparato ancora qualche cosa? Coraggio. I did the summary about how English went global. Ok, yes please. During the Victorian age, it was said that the sun never set on the English Empire, to say that the English colonies were spread all over the globe. The empire included Canada, Australia, New Zealand, India, the West Indies, and the parts of Africa, including South Africa. A quarter of the world was pink and referred to a pink color used on maps to indicate English territories. The empire was long considered
by the British as a source of pride, but from the 20th century, the great atrocities committed against the colonized peoples began to be highlighted. The language of power. English became the language of power, but local languages were maintained alongside it. For example, in India, the Hindustani remained alongside English. Many Indian peoples continued to speak their local languages, such as Hindi, Urdu, Bengali, Tamil, and so on. The same happened in South Africa, where the local populations continued to speak Zulu, Xhosa, Afrikaans. The power of language. It then happened that the English words were absorbed by local languages. For example, pencil, which became Kishwahili Pencili. But it also happened that words from Urdu and the Persian entered the English language as pyjamas. The language of progress. In the 19th century, there were major discoveries in medical sciences. The scientist word is witnessed in English in 1834. New technologies created new words as telegram, coined in the United States in 1850. American English. In the 19th century, the population in the English Empire grew a lot. For example, in the United States, the population grew by 500%. Millions. 500% il 500%? Sì, del 500%. Ah. Okay. Of immigrants arrived in the United States who did not speak English. Germans, Italians, Greek, Hungarians, Poles. And for them, English became a common language. Today, English, thanks to Victorian imperialism, has become a global language. And in 1890, the editor of the Webster's International Dictionary wrote that the globalized English language belongs to all of us. New variants. Variants were also formed such as English, which mixes English together with Hindi words. This language was made famous by Bollywood films. Between these languages, we have also Ninglish, Nigerian Standard English, and Singlish, spoken in Singapore. Mm-hmm. Enriched English. During the English domination in India, English was enriched with words coming from Hindi and the Sanskrit. These words came from some aspects of Indian life to which the British were not used. For example, jungle and typhoon. English was enriched with words that derive from the practice of yoga that are now familiar. While during the English colonization, they were considered threatening and were forbidden. Finished. Very well. And what do you prefer, Juliana? What do you prefer about what? Which kind of English do you prefer? English, which is spoken in United Kingdom, not the English spoken United States. It's too large. Quel vocali troppo larghe, troppo. Mm-hmm. So, let's say that you like the BBC English or not. The RP, that means the received pronunciation that the student. Original pronunciation of British pronunciation, the pronunciation of English in the UK. In the UK, generally. Okay, very well. And did you like this passage?
Do you think it will be useful for you? I am interested in language because I was a teacher of language, Italian and Latin. Italian and Latin, okay. Yes, mm-hmm. And for me, but I am interested in all languages, also in modern languages. Mm-hmm. Because okay. It's the kind of studies I have had. Ok, thank you, Giuliana. Bene, qualcun altro? Ha pronto ancora qualcosa? Vediamo un po' qua. Doris, Fiorella. Leggo anch'io un... ho cercato di sintetizzare al massimo, come dicevi, di fare una sintesi proprio. Mm-hmm. Allora, during the time of Queen Victoria, the character of the world map was pink, thus indicating the British territory, aspetti che metto gli occhiali un attimo, mm-hmm. A source of national pride for both the spread of British value and the English language around the globe. Mm-hmm. English became the language used for the administration and for government business. Although in many countries, such as India, it was used in conjunction with the local language. But, of course, the vast majority of local people continued to speak their mother tongue. The languages of the colonized people began to absorb English words, but many words moved in the opposite direction too, from local language into English. One example, the word pyjamas from Persian. In the 19th century, also in England, the language was changing because the new scientific and technological advances needed new words. In this century, then, the population of United States grew around 500% due to many immigrants arrived in that country from Europe. For all of them, English became a common language. Today, we can see the positives. The English is our global language, and now it belongs to all of us. Okay, very good. Mm-hmm. Okay, and what about you, Doris? What do you prefer? For me, English speaks in England. In England. So you mean London and all the surroundings? In United States is very difficult for me to understand. Mm. I mean, they are very happy, very friendly, very easy, but American English, it's horrible, terrible. Terrible. Okay. Good. Stay with us, Doris. Thank you. Qualcun altro vuole ancora aggiungere qualcosa sul discorso dell'inglese, l'inglese arricchito, le varianti? Coraggio. O se semplicemente avete pronto qualche altro argomento, non so. Ditemi. Anche io ho fatto Maura, non ti sentiamo. Sentendo.
Maura? Sì, mi sentite? Adesso, sì. Ma abbiamo perso forse almeno un minuto della conversazione. No, non ho detto niente. Non ho detto niente. Ah, ok. Ok. No, io avevo chiesto se qualcun altro avesse poi avuto pronto qualcosa, poi mi pare che appunto Fabrizio e Pinuccia fossero intervenuti, e quindi se avete pronto voi qualcosa, Fabrizio, Pinuccia, oppure non ciao, so, Maura. Rossano. No, io non sono intervenuto, ma niente, stavo, diciamo che oggi ho avuto un po' di problemi perché c'era, fino a 2 secondi fa c'era qui il piccolino, quindi ho avuto, però stavo abbozzando, ma penso per la prossima volta, delle riflessioni sul colonialismo inglese. Perché molto mi sembra bene. Che uno dei punti, sì, adesso in this moment I have only sentences, non è, però. Se vuoi, ma però insomma, credo che se preferirei la prossima volta, che magari è un po' più organico. Adesso stavo buttando giù. Nel senso che ci sono solo delle frasi staccate, scollegate una dall'altra. Sì, no, sì, diciamo che ci sono dei buchi perché salto dal Great Britannic began to occupy India between the end of 1757. Fabrizio, se ce le vuoi dire, magari ti aiutiamo a trovare la connessione. Only if you just want. Okay. Sì, allora. Allora, Great Britain began to occupy India between the end of 1757 through the East India Company. The flourishing Indian manufacture that produced cotton fabrics was completed, ruined by the competition of the English, a cause then imported in to England to make it work with more advanced techniques. So British had a much lower cost to the Indian one. Ah, ok. Una concorrenza. Poi adesso stavo parlando Gandhi, ma mi manca il collegamento, ho solo, insomma, te lo dico, poi vediamo. Poi mi manca un pezzo. Gandhi said the we Indians resist British imperialism as well as Nazism. One fifth of the human race has been subjected to Britain by means that could never find justification. Our revolt against British rule is unarmed. Our master may have our lands and our bodies, but not our anima, souls. Mm-hmm. Ok, sì. Allora, the end weaving of cotton became the symbol of civil disobedience. The salt marsh will end with the arrest of more than 60,000 people, including Gandhi and his wife. Mm-hmm. In total, in all his life, Gandhi will serve 2,338 days in prison. Without ever having committed an act of violence. Okay, good. In Mumbai, I visited the Gandhi House Museum. I think the only beautiful thing that English colonialism has left is the city of Mumbai.
where there are buildings in perfect English style. Ok, good. Non so se è comprensibile, e però è chiaro che mi manca ancora un pezzo. Questo è quello che è un ottimo spunto questo, Fabrizio, per quando appunto ci sarà la giornata del pianeta, perché con queste premesse che tu hai fatto, soprattutto storiche, no, sull'imperialismo, eccetera, sì, si può abbastanza anche in fretta trarre delle conclusioni su quello che hanno effettivamente realmente costruito gli inglesi, ma non solo. Io direi anche se tutto ciò che loro hanno costruito, poi magari qualcosa sarà stato anche rimaneggiato dagli indiani di sicuro, però se tutto questo ha influito poi sull'inquinamento che è venuto poi dopo, su tutta l'infrastruttura delle cose ecologiche, insomma, no? Quindi la riflessione, secondo me, sì, puoi ancora riaggiustarlo un momentino, ma è un testo che va molto bene, soprattutto preso per spunto per dire poi in effetti guardate che in Oriente è successo questo e questo, e le conseguenze sono anche in parte tutto l'inquinamento che abbiamo, per esempio, certo. Oppure no, questo si evincerà dall'altra dall'altra analisi che farai tu in seguito. Adesso io non voglio influenzarti, Certo. No, c'era una cosa che non sapevo come metterla, quella che tutto sommato anche gli, a parte che sembrerebbe che sono abbastanza negativo, alcune cose positive che hanno fatto, per esempio, che hanno vietato alle donne indiane di gettarsi nella pira alla morte del loro marito, per esempio. Certo. Questo adesso me lo tengo, potrebbe essere anche delle cose positive, insomma. Però New Delhi, per esempio, non è proprio un esempio inglese, perché è proprio un caos, del più caos assoluto, no? Invece Mumbai è la stazione ferroviaria è molto molto bella. Mi è sembrata di essere in Inghilterra, anche se non la conosco. Come ottimo, spunto, sono direi questi eventi storici vi stiano coinvolgendo così tanto, in modo che poi possiamo appunto, no, trarre anche un po' di conclusioni che magari così ci serviranno sul fatto dell'ambiente e dell'ecologia e soprattutto dell'inquinamento, che è la nostra più grande preoccupazione. Potrei poi ritornare, se sei d'accordo, visto che mi hai dato lo spunto. Perché New Delhi è una cosa, cioè, sono curioso di sapere adesso con come si chiama, con il Covid, la situazione, a parte dell'inquinamento per esempio. Molto molto bene, sono contenta. I thank you, Fabrizio. Grazie molto. A te. Vediamo un po', oggi Finuccia non c'è? Pinuccia, guarda, sta accompagnando giù perché è venuto il suo papà, ma ormai che verrà magari l'ultimo scorcio. Va bene, d'accordo. Grazie comunque, Maura. Va bene, a te. Allora, vediamo un po' se qualcun altro, non so, Danilo, Rossana, volete fare qualche altra considerazione? Santina, Teresa? Fiorella. Io ho fatto una sintesi come hanno fatto gli altri. Sì. Certo, ma noi l'ascoltiamo volentieri perché c'è la tua impronta, il tuo imprinting, che è diverso da quello degli altri. Ok, vediamo. Sopporterai la mia pronuncia. English went global. It was said that under Victorian era, the sun never set on British Empire. The British colonies were spread out all around the globe. For many British people, so was a source of national pride. A sust
aspects in, in spreading both British values and the English language around the world. In British colonies, English became the language of power, the official language used for administration and government business. Of course, the vast majority of people were using their mother tongue. When English was imposed on colonized peoples, local languages absorbs English words. But many words moved in opposite direction too, from local languages into English. Also, in Britain, the language was changing. The 19th century was a time of major advances in science and medicine, and new words born to describe them, like scientists, telegram, etc. Eccetera, tu hai detto come si dice eccetera. And so on, e così via. Non lo trovo più. Allora, in 19th century, the population of the United States grew on 500%. Millions of non-English speaking immigrants arrived in United States during the time that Victoria was on the throne. More on they had their heritage and different languages. So English became the common language of the melting pot. Today, English is our global language. Look the fact for the positive. He was right. Now belongs to all of us, in part because of Victorian imperialism. Okay, good. And what about you, Teresa? What do you prefer? I prefer the language that I understand well. So, okay, which one, for example? I stay in London many years ago. So the English of the city, would you like to prefer the English of the city? But they are so boring, those financial men in the city, always talking about money and financial services and spread, and always thinking of earning more. I don't see the difference. So you don't see any difference between all among all the English languages? Oh. Non vedi delle grosse sostanziali differenze? No, non è che non appress, ci sono, ma You don't mind, tu non te ne occupi.
Beh, non, non le capisco, più che altro. Insomma, se capisco, capisco. Ah, I okay. saw the big difference with the English, the American English. Mm-hmm. With the American English. Mm-hmm. Yes. But there is also a big difference between Aussies, anche con gli australiani. Australian English. Ci sono stata. Lo so. So you can say anything anyway. Quindi non puoi, non sai dire nulla. Ok. Sono stata negli Stati Uniti. La differenza c'è. In Australia went my daughter, but they are young and more disinvolved. More open, I should say, okay? Yes, yes. Okay. In Australia, it's almost another language. Ah, yes. Santina, so what about you? In Australia, I was 2 years ago in Australia, and it is almost another language because yes. the words are different from English, from the mm-hmm. mother tongue. Mm? Some words are really different, quite different. Mm-hmm. And so? What do you prefer globally? I prefer the English of Northern Ireland because it's of Northern Ireland. Yes, of Ireland. The Irish English spoken by Irish is very very clear in comparison with the language for instance of Londoner. Mm? Yeah. And in London mm-hmm. I had a difficulty to understand because they have a typical accent of the big town, and it's quite mm-hmm. difficult for me. Mm? Yes, and a typical Ireland, Cockney accent. Very, yes. very clear. They speak English like Italian speaks. Yeah, and so that's why you love it. Okay. Yes, yes. Good. Right. Mm-hmm. Okay, good. And what about you, Santina? What did you write anything? Did you search for anything? Cercato qualcosa? I just took few words out of this article, which are interesting for me. Yes. Mm-hmm. For instance, the word to set, and the phrase was the sunset, tramontare, the sun mm-hmm. never on British Empire. I wrote so. You told us to divide the paper in two parts. In one, yes. sure. The words, and the other one, the translation or the explication in English. Mm-hmm. To emphasize, for instance, to emphasize the fact. Give us the intensity of something. Mm-hmm. If I emphasize mm-hmm. something, I give the intensity. Okay. Then the word spread out all around the world to become widely diffused or to extend in all directions. Mm-hmm. Mm-hmm. Is the explanation spread out. Mm-hmm. Yes. Then the word to refer to, riferirsi a, or the word denote, the pink color to denote British territories, to indicate. Mm-hmm. Then the empire was regarded as a success story, regarded as, has the meaning of considered, was considered. Mm? Mm-hmm. Then the word to challenge. Historians have challenged the idea that the British Empire was a positive force. To challenge the size express objection to something. Mm-hmm. La sfida. Dubbio. Yeah. Then the word to highlight, evidenziare. Historians have highlighted the many
atrocities carried out against colonized people. Mm-hmm. The size vuol dire it means portare a termine or complete or continue. Mm-hmm. Okay, good. That was all. Mm? I didn't have so much time this week. Okay, yes. Good. I try to do this analysis to analyze the first part of the article with mm-hmm. words which I found it interesting. Okay, good. So let's have a challenge. Eh? Abbiamo questa sfida. Siamo un po' sfidanti, vediamo un po' bene fino a che punto osiamo sfidare le nostre conquiste, vediamo un po'. Va bene, Santina, I thank you. Qualcun altro? Coraggio? Non ho sentito Rossana, Antonio. Ciao Mauro, sono Rossana. Ciao Rossana. Ciao. Non sono riuscita a preparare qualcosa, avevo iniziato ma non ho ancora scritto proprio, capito? Ho iniziato a mettere giù delle idee ma non le ho ancora sviluppate, capito? Molto bene. Allora facciamo così. La prossima volta. Sì, d'accordo. Facciamo che vi do una sfida, questa magari per dopo Pasqua, ok? Oggi dovreste avere ricevuto quel brano che vi avevo promesso che stava sull'inserto di Repubblica. Sì, Mauro, l'ho inviato alle 18:15. Bravissima. Vi ho aggiunto infatti anche nella mail le date in cui sospendiamo i corsi, che saranno dal 2 al 6 aprile. Ah, perfetto. Bene, benissimo. Ottimo. Grazie, Evelina. Scusa, Evelina. Sono Santina. Perché non ricevo questi brani? Come vengono spediti? No, con l'email? I brani, io li ho mandati alle 6:15, come giustamente ha detto Evelina. Ah, non so se tu sei iscritta nelle mail. Quando ti sei iscritta avevi lasciato l'indirizzo mail? Sì, l'ho lasciato. Però Santina, non ti preoccupare, adesso vedo se ho la tua mail e te la mando, altrimenti sì, vuol dire che non hai compilato il modulo. Comunque vedi subito e poi ci aggiorniamo. Ecco, così anche, magari questo vale anche per gli altri, se compilate il modulo almeno abbiamo le vostre mail e possiamo più agevolmente procedere in questo senso qua. Comunque la sfida è... del dopo Pasqua, diciamo così, è un po' la sorpresa dell'uovo, e chi farà? Stavolta veramente faccio una cosa fuori dai miei canali soliti, chi farà la traduzione più, come dire, non voglio dire grammaticalmente corretta, però quella traduzione che più si avvicina allo spirito dell'autore che ha compiuto questo gesto di salvare questo fiore, un fiore che ora è stato trapiantato e, udite udite, sboccia soltanto a Milano. Quindi ci prendiamo 10-15 giorni, vabbè, la traduzione alla fine non è neanche troppo in totale, tale sarà una paginetta scarsa, e quindi poi se volete potrete mandare anche appunto tutte le vostre traduzioni o prima di Pasqua o dopo Pasqua a Evelina e poi le leggeremo e indirò un award, un premio, a prize, ok? Quindi in qualche modo darò a ciascuno di voi un libro scritto in inglese, libri di narrativa ovviamente, per lo più che riguardano i classici. Però diciamo che ho fatto un inventario e potrei tranquillamente riuscire a coprire tutti i vostri premi. Quindi questo è un compito extra che inseriremo in quelli del giorno del 22 di aprile per la giornata del pianeta. La traduzione di questo che si intitola, di questo brano che
si intitola Il fiore che sboccia solo a Milano. E questo qui è uno, ecco qua. Adesso, magari, visto che da un po' di tempo che non parliamo più, cioè di vita reale noi parliamo sempre tutti i giorni perché abbiamo soltanto problemi, quindi ambiente, di tutto e di più. Però non abbiamo più ripreso in mano il nostro testo di Real Life. Quindi io direi che magari possiamo tornare in argomento e con i soliti due volontari per volta, magari stavolta torniamo, vediamo un po', torniamo al dialogo 14 e al dialogo 15, ok? Allora, ci sono due volontari per il dialogo 14, coraggio. Antonio, magari. Ok. Antonio che farà John. E Dani, chi farà Dani? Ah, poi abbiamo anche Melchio, ci vuole anche un altro signore che farà Melchio, una breve particina, ma c'è insomma. Quindi, Antonio farà John, Melchio chi lo fa? E poi Dani. Ma Mauro, scusa, se vuoi sono io. Adesso ho recuperato il libro, mi dici per gentilmente che pagina? Si chiama pagina 101, dialogue number 14. Ah, allora avevo capito questo. Ah, sì, grazie. Sì, quindi John ce l'abbiamo. Vuoi fare Melchio, Fabrizio? Sì, sì, grazie. Perfetto. E poi abbiamo Dani. Chi vuole fare Dani? Coraggio. Come posso fare io? Giuliana farà Dani. Ok, let's start. You aren't you ready? Mm-hmm. I'm ready. Ready for the football. Are you doing this on purpose? What? John, my friends are coming. They'll be here in 10 minutes. This won't do, John. Why didn't you tell me? The football match is only in a minute. Oh, really? Oh, what a shame. Watch my lips. I'm watching the match. You're going to mess up my party. I knew it. Ding dong, Melchior enters with a bottle of wine. Hi. Okay. Hi. Hi. John. Danny, can I have a word, please? What? So, is he your only friend? Cause if he is, it's a far cry from a party. Oh, come on, watch the football with me. So, what music shall I put on? Music? Are you crazy? The football's on. Sorry, the TV doesn't work, so I'll ask you again. What music shall I put on? Okay. And listen, Giuliana, what happened here? John and Melchio want to see on TV a football game, and she want hearing the music, and she says that the TV doesn't work. And what's the conclusion? Qual è la conclusione? Che le donne sono più furbe degli uomini. Certo. Quello sì. Okay. Ok, vabbè, siamo un po' di parte però. Va bene. Okay. Allora, sempre voi tre magari potreste fare le parole nuove, diciamo così, le perle, se volete, di pagina 99, ok? Una ciascuno, magari. 99? Indietro, quindi. Yes, 99. Mm-hmm. To have a word, comincio io? To have a word.
Parlare, scambiare due parole in privato, di solito si usa per i discorsi confidenziali. Se siamo in mezzo ad altra gente e voglio fare due chiacchiere da solo con te, ti dico, excuse me, can I have a word, please? Scusa, posso parlarti da solo? Messed up, rovinato. Mess da solo significa casino, caos. The rain messed up her wedding day. La pioggia le ha rovinato il giorno delle nozze. Will not do, non va bene, per niente. È un'espressione abbastanza forte, categorica. You arrive late for the wedding. You are depressed, maybe. This will not be do. Arrivi tardi per il matrimonio. Magari sei il prete. Questo non va bene per niente. Ok. A far cry, from, molto lontano, distante anni luce da. Si usa per dire che una cosa è tutto tranne ciò che dovrebbe essere. Immagina un ragazzo sul parco con una chitarra che ha solo due corde. It was far cry from a concert. Era molto lontano dall'essere un concerto. What a shame, che peccato. La parola shame in inglese ha due significati, vergogna e peccato. Peccato si dice anche sin. I feel shame for what I said. I feel ashamed for what I said. Mi vergogno per ciò che ho detto. Shame on you. Vergognati. Are you coming? No. What a shame you aren't coming. Vieni? No. Che peccato che non vieni. Ok. Molto bene. Adesso c'è ancora l'American Corner. Coraggio. A proposito di quelli che non vogliono parlare americano. Vado. Beat. Però esistono anche scritti. Ok. Comincio io. Who's going? Yes, okay. Please. Beat, tired. Tra i vari significati di to beat c'è sbattere. Da qui la versione di stanco in American English è un po' come dire sbattuto. I'm not going to the party tonight. I feel beat. I'm not going to the party tonight. I feel tired. Non andrò alla festa stasera. Mi sento stanco. Ok. Can we have a word? Darling, can we talk, please? Darling, can we have a word, please? Tesoro, possiamo fare due chiacchiere, per favore? Fix my hair, do my hair. Corrisponde all'italiano farsi i capelli, cioè asciugarli, pettinarli, insomma tutte quelle cose inutili che tengono le donne in bagno per ore. Stop getting on my case, I'm trying to fix my hair. Stop nagging me, I'm trying to do my hair. Smettila di rompermi le scatole, sto provando a farmi i capelli. Gross, horrible. In termini commerciali, gross indica un importo lordo, ma a noi interessa l'altro significato, orribile. Have you ever tried berries and good pizza? It's gross. Have you ever tried berries and good pizza? It's horrible. Hai mai provato la pizza e frutti di bosco e merluzzo? È orribile, vero? Ok. La scorsa estate a Memphis, in Sicilia, facevano la pizza polipo e cioccolato. Quindi, prima di parlare di noi inglesi. Ok. Yeah. C'è una, forse una frase che non ha, un American Corner che non è stato letto, probabilmente 104. Quello di pagina 104, sì. La differenza tra jerk e idiot. Sì. Qual è? Chi legge? Okay. Così ti trovi in America, sei sicuro di non sbagliare nel rivolgerti a un idiota. Never trust him, he's a jerk. Never trust him, he's an idiot. Non fidarti mai di lui, è un idiota. Perfetto. Allora, so che siete perfettamente padroni del Simple Past. Ok. Però magari Antonio, un esempio. Come si forma il Simple Past? Se vuoi puoi anche trarlo da lì. Scusa, non vi sento bene, scusate. No, non si sente. Allora, dicevamo
che in questo paragrafo si parla anche un po' del ripasso del simple past a pagina 104. Se yes. qualcuno vuole farlo, visto che la volta scorsa avevamo parlato del present perfect, sì. questa volta riprendiamo il simple past e anche soprattutto quella parte che riguarda il watch out, di fare attenzione quando le sillabe raddoppiano nel okay. simple past. Ok? Okay. Te la senti? Okay. Are you going yeah. to do it? Ok, yeah. thank you. To love, loved, stop, stopped, to travel, traveled, try, mm. tried, to play, played. Ecco, bisognerebbe che tu ti soffermassi sulla regolina, quella lì, ok? Allora, prova. Love, love, loved, nei verbi che terminano in e si aggiunge solo la d. Mm. Nei verbi composti da una sola sillaba che terminano per consonante preceduta da una sola vocale si raddoppia la consonante e si aggiunge ed, to stop, stopped. Nei verbi che terminano per l preceduto da una sola vocale si raddoppia la consonante e si aggiunge ed, travel, traveled. Nei okay. verbi che terminano con j preceduta da consonante si sostituisce mm-hmm. la j con ied. Se la J è preceduta vocale, si aggiunge solo la ed. To try, tried. To play, played. Per ora mi fermo. Ok, bene. E qualcuno invece vuole ripassare la nozione del quando si usa? Per esempio, non so, Giuliana o Fabrizio? O Fabrizio, qualcuno tra di voi, come meglio, eh? Fabrizio è pronto. I am ready. Va bene. Ok, per un'azione iniziata e conclusa nel passato senza legami col presente, a volte si specifica quando è avvenuta, ma sei tu a decidere se è importante collocarla o no in un momento preciso del passato. Eccoti qualche esempio preso dai dialoghi. I started at 7 o'clock this morning. At six o'clock this morning. Ho iniziato alle 6 stamattina. Il turno è iniziato alle 6 ed è già finito. Poi Dani ha detto, I wanted to do my hair. Volevo sistemarmi i capelli. In questo caso avrebbe potuto usare il present simple, perché lei vuole sempre sistemarsi i capelli. Bene. E allora qui fa anche un salto nel presente, per esempio. Che cosa si evince nell'ultima frase? Che usa proprio il sempre, l'avverbo sempre. Quando è che tempo sarebbe adeguato qua? Anche se ce lo dice, ce lo sta dicendo, no? Che con il sempre... Present simple. Present simple perché sono azioni abituali. Sì. Ok? Mm. E cos'è che c'è a contrasto con il present simple quando non è azione abituale? Che cosa sarà? Vediamo un po'. Facciamo un po' di brainstorming grammaticale. Che cosa duration sarà? Duration form, I am looking, I am singing. Mm. Però quella lì è giusto, ho capito cosa mi vuoi dire, ma quello lì sarebbe più present simple che duration form. Mm. Sì, sì, cioè un'azione che continua nel presente. Ok. Contrapposta all'azione abituale. Sarebbe present continuous. Sì. Ecco. Present continuous. Che cosa mi sapete dire nel present continuous? Vediamo un po', facciamo un brainstorming tutti insieme, dai, per un bel ripasso approfondito. Sì. Che cosa, quando è che uso il present continuous? Azioni che si stanno svolgendo in questo momento. Che so, I'm sitting in my car. No. Ok, good. Mm-hmm. Oppure, e allora, come si costruisce? Qual è la costruzione allora, grammaticale? Il soggetto più sì. presente di del verbo essere più la forma in ing del verbo successivo, insomma. Per esempio, I'm dreaming. Me too, I'm dreaming. Mm-hmm. Ok.
What are you doing? Oppure che so che okay, cosa what stai are you doing? Facendo. Ah, e quali sono i marcatori temporali del present continuous? Perché del simple present l'abbiamo visto, no? Sempre, generalmente, ogni giorno, eccetera. Invece del present continuous? Now, for example. Now. Now, in this moment. Moment, esatto. Oppure this month, eccetera. Eccetera. Poi però lo usiamo anche per azioni future programmate. Bene, bene. Certo? Molto bene. Cioè se io dico, che so, we are going to the disco tonight. Programmate. Però quella lì sì, è un'azione programmata. Giustamente come si... Ah, e se è programmato più che programmato, come potremmo meglio definirlo? Un futuro? Un futuro definito, non lo so. Futuro immediato. Tipo, se io lo dico come giustamente tu hai detto, Doris, we are going, andrò in discoteca. Tonight, sì, andrò questa sera. Allora, quindi il futuro immediato. Che avviene dopo un'ora, mezz'ora, insomma, una cosa immediatissima, si traduce con il simple present. Bene. Invece quella parte che avevi citato tu prima, Doris, tu hai detto qualcosa che assomigliava molto al futuro col to be going to. Ok? Ve lo ricordate? Futuro intenzionale. Futuro intenzionale, no? To be going. Futuro intenzionale. Quindi, futuro intenzionale quello. Quest'estate andrò in Messico, di sicuro. Può anche venire giù tutto il Covid del mondo, ma io ho questa intenzione. Come lo dovrei dire? Questo... I'm going to... going to Messico, no. I'm going to go to Messico. To go to Mexico. Once again, ripetiamola ancora perché questa qui è un po' architettata, a tanti passaggi. Allora, il futuro intenzionale corrisponde alla forma to be going to più verbo. Ok? Quindi proviamo a fare un breve excursus su questo, dai. Qualche frase col futuro intenzionale che esprima veramente la nostra intenzione. Ok? Going to study English very well. Ok, so I'm so happy. Thank you. Thank you, Giuliana. Santina, what would you say? What would you add? Cosa aggiungeresti a tutto questo? Futuro intenzionale. Sì, futuro intenzionale. I'm going to next week I'm going to leave, futuro, il verbo all'infinito. Next week I'm going to leave for an holiday. Ok, good. Preciso. Dai, ultimo esempio sul futuro intenzionale. Qualcuno che vuole? We are not going to watch TV. Noi non guarderemo, non abbiamo intenzione di guardare la TV. Perfetto, molto bene. Va bene. Allora, per prossima volta ritorniamo un po', magari sì, potreste anche comporre delle piccole frasi con questi argomenti di grammatica che abbiamo ripassato oggi, ok? E poi io vi darei questo compito per quando volete. Ognuno di voi sceglierà all'interno di Real Life il dialogo che più lo rappresenta e ce lo interpreterà lui. Con dovizia di tutti i particolari, vale a dire
ci dirà perché l'ha colpito, che quali sono le parole che l'hanno stimolato a sceglierlo, quali sono le cose nuove che lui non conosceva e perché l'ha scelto. Ok? Vi va? Così non lasciamo da parte neanche la vita reale di tutti i giorni. Va bene, sono molto contenta. Io vi lascio con questa festa dell'acqua. Se in questi giorni magari avreste voglia di scrivere qualcosa about water sull'acqua, volentieri, prossima volta ascoltiamo il tutto. L'acqua è un bene che è indispensabile, quindi think it over, pensateci su. Okay? Ok? Va bene. Thank you. La ringrazio per essere stata con me. I wait for you on Saturday at 10. Okay. Laura, have a nice week. See Laura, you on Saturday. Bye. Bye. Ciao. Bye. Bye.